Secondo video dedicato al riepilogo sugli integrali per quanto riguarda le funzioni razionali frazionarie. Primo integrale, integrale di 1 fratto x al cubo più 4x al quadrato in dx. Qui possiamo raccogliere a fattor comune un x al quadrato al denominatore e scrivere che la funzione integranda diventa l'integrale di 1 fratto x al quadrato che moltiplica x più 4 in dx. Ora ci andiamo a determinare le due frazioni che hanno come somma la funzione integranda e queste saranno a fratto x più b fratto x quadro, teniamo conto della molteplicità della radice x uguale 0, più c fratto x più 4 uguale 1 fratto, possiamo riscrivere la funzione integrante iniziale, tanto lo stesso, x cubo più 4x quadro. Ora, minimo comune multiplo eliminazione del denominatore, abbiamo a che moltiplica x più 4, e poi abbiamo b più b che moltiplica x più 4, e poi c che moltiplica x al quadrato. Questo deve essere uguale al numeratore della funzione integranda, cioè 1. Andiamo a fare le moltiplicazioni, quindi abbiamo ax quadro più 4ax più bx più 4b più cx al quadrato uguale 1. Scriviamo a questo punto il sistema, possiamo scrivere che abbiamo come termini di secondo grado più a e più c, quindi la prima equazione sarà a più c uguale 0, visto che il termine al secondo membro di grado 2 ha coefficiente nullo, poi abbiamo 4a più b, che è la somma dei termini di primo grado al numeratore, dei coefficienti dei termini di primo grado al primo membro, poi possiamo scrivere 4a più b, che è la somma dei coefficienti dei termini di primo grado a primo membro, quindi abbiamo detto 4a più b uguale a 0, visto che a secondo membro il coefficiente del termine di primo grado è nullo anch'esso, e poi abbiamo un 4b uguale 1, termini, coefficienti dei termini di grado 0. Ora riscriviamoci dalla seconda a uguale meno b quarti. Poi possiamo scrivere la terza come seconda e ricavare già b, infatti b è uguale a un quarto, e poi la prima la riscriviamo come terza ricavando c, cioè c uguale meno a. Sostituiamo b nella prima e abbiamo che a è uguale a meno un sedicesimo, cioè un quarto diviso 4. B è ancora un quarto. E c uguale a meno a, quindi a meno meno 16, cioè un sedicesimo. Ora abbiamo determinato a, b e c, possiamo riscriverci l'integrale come la somma delle frazioni, meno un sedicesimo integrale di 1 fratto x dx, scriviamo tre integrali separati, e poi abbiamo b, cioè più un quarto integrale di 1 fratto x quadro dx, poi abbiamo l'ultimo integrale, cioè c, quindi più un sedicesimo integrale di 1 fratto x più 4 in dx. Questo è uguale, possiamo integrare e otteniamo meno un sedicesimo il logaritmo naturale del modulo di x più un quarto. E qui abbiamo x alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1, e poi un sedicesimo, logaritmo naturale del modulo del denominatore della funzione integranda, cioè di x più 4, più la costante di integrazione c. Abbiamo la differenza di due logaritmi, quindi mettiamo a fattor comune un sedicesimo. E la differenza la scriviamo come il quoziente degli argomenti, quindi x più 4 fratto x in modulo,
Poi abbiamo un meno un quarto, visto che a denominatore della frazione x alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1 abbiamo appunto meno 2 più 1 che è meno, quindi meno un quarto, che moltiplica 1 fratto x al quadrato, x, scusate, non x al quadrato, ha portato a denominatore quello che era il numeratore, cioè x alla meno 1, più c. Integrale di x fratto 4x quadro meno 1 in dx. A denominatore abbiamo una differenza di quadrati che è scomponibile come 2x meno 1 che moltiplica 2x più 1 in dx e x a numeratore. Adesso possiamo scriverci la funzione integranda come somma di due frazioni che hanno come denominatore i fattori del denominatore della funzione integranda, quindi a fratto 2x meno 1 più b fratto 2x più 1, questo deve essere uguale a x fratto 4x quadro meno 1. Minimo comune multiplo, eliminazione del denominatore, a che moltiplica 2x più 1 più b che moltiplica 2x meno 1 uguale x. Ora moltiplichiamo e otteniamo 2ax più a più 2bx meno b uguale x. E cioè termini di primo grado, 2a più 2b uguale 1, 2a più 2b uguale 1, termini di grado 0, a meno b uguale a 0, a meno b uguale 0. Dalla seconda ricaviamo a uguale a b, sostituiamo nella prima che scriviamo per seconda e quindi abbiamo 2b più 2b uguale 1, cioè b uguale un quarto e anche a, essendo uguale a b, sarà un quarto. Riscriviamoci l'integrale, andiamo sotto, uguale integrale. Possiamo scrivere, raccogliere a fattor comune un quarto e scrivere l'integrale di 1 fratto 2x meno 1 più 1 fratto 2x più 1 in dx. E ora siamo pronti a integrare, bisogna sistemare le costanti perché la derivata di entrambi i denominatori è 2 e quindi abbiamo un 2 che moltiplica tutti e due i termini e un mezzo per bilanciare la situazione. E quindi un quarto per un mezzo è un ottavo, siamo in presenza del logaritmo dei denominatori e quindi il logaritmo del modulo di 2x meno 1 più il logaritmo del modulo di 2x più 1 più c. Ora possiamo scrivere la somma dei logaritmi come il logaritmo del prodotto e quindi in definitiva avremo un ottavo. Logaritmo, il prodotto è il denominatore della funzione integranda di partenza, quindi possiamo scrivere 4x quadro meno 1, il modulo naturalmente, 4x quadro meno 1 più c. Integrale di x fratto x al quadrato più 4x più 5 in dx. Qui siamo in presenza di un denominatore che ha delta negativo, quindi possiamo scriviamocelo che delta del denominatore è negativo. Io qui moltiplicherei la funzione per 2 in modo che, allora vediamo come possiamo fare. L'integrale, moltiplichiamo per 2, sto moltiplicando per 2 perché voglio avvicinarmi alla derivata o avvicinarmi o calcolare proprio la derivata del denominatore. Moltiplicare per 2, scriviamocelo in rosso i passaggi, moltiplicare per 2 e ora la derivata del denominatore è 2x più 4, quindi 2x ce l'ho, devo sommare 4 per avere proprio la derivata del denominatore e naturalmente togliere anche 4.
Questo mi porta a scrivere due integrali. Allora, uno, il primo è un mezzo integrale di 2x più 4 fratto x quadro più 4x più 5 in dx, che sarà il logaritmo del denominatore, perché ripeto, al numeratore abbiamo proprio la derivata del denominatore. Il secondo integrale, che è meno un mezzo per 4 per l'integrale di 1 fratto x quadro più 4x più 5, lo andrò a risolvere completando il quadrato che abbiamo al denominatore. Allora procediamo, abbiamo un mezzo, il logaritmo naturale, in cui non c'è bisogno del modulo, di x quadro più 4x più 5 per quanto riguarda il primo termine, il primo integrale. Poi abbiamo qui, semplifichiamo, l'un mezzo con il 2, abbiamo un meno 2 integrale. Dobbiamo completare il quadrato al denominatore, quindi x quadro più 4x. Adesso dobbiamo scrivere il quadrato che dà come doppio prodotto 4x, e questo è 4, cioè sarebbe il 2, ma al quadrato è 4, e quindi abbiamo più 5 e dobbiamo togliere naturalmente un 4 per il fatto che l'abbiamo aggiunto. Ora qui al denominatore faccio il passaggio, lo scrivo sotto, qui siamo in presenza di x più 2 al quadrato più 5 meno 4, cioè più 1. E riconosciamo la derivata dell'arco tangente, in particolare la derivata dell'arco tangente di x più 2. Non c'è bisogno di nessuna costante per sistemare l'integrale, quindi possiamo scrivere direttamente la soluzione: un mezzo logaritmo di x al quadrato più 4x più 5 meno 2. Abbiamo detto l'arco tangente di x più 2 più c. Integrale di x al quadrato meno 1 fratto x più 2 al quadrato in dx. Allora, qui, visto che abbiamo numeratore e denominatore dello stesso grado, io farei così. Svilupperei il quadrato a denominatore, e quindi abbiamo x quadro più 4x più 4. E poi andrei a dividere il numeratore per denominatore, quindi scriviamoci la divisione sulla destra: abbiamo x quadro, poi manca il termine di primo grado, poi abbiamo meno 1 diviso x al quadrato più 4x più 4, quindi x quadro fratto x quadro è 1, 1 per x quadro è x quadro meno x quadro, poi abbiamo il secondo termine 1 per 4x, più 4x col segno meno davanti è meno 4x, poi abbiamo 1 per 4, 4 col segno meno davanti, meno 4. Ora x quadro meno x quadro è 0, meno 4x meno 5. Ci riscriviamo l'integrale come integrale di 1 più, al numeratore abbiamo un meno 4x meno 5 fratto x quadro più 4x più 4 in dx. Ora isoliamo il secondo termine e possiamo scrivere integrale di meno 4x meno 5 fratto, lo riscriviamo come il quadrato, x più 2 al quadrato. Infatti adesso andremo a scrivere le due frazioni che lo generano, e saranno a fratto x più 2 più b fratto x più 2 al quadrato. Queste devono essere uguali a meno 4x meno 5 fratto x più 2 al quadrato. Quindi adesso moltiplichiamo, prima calcolando il minimo comune multiplo, ma il minimo comune multiplo è banale, x più 2 al quadrato, a che moltiplica x più 2
più b uguale a meno 4x meno 5. E quindi ax più 2a più b uguale meno 4x meno 5. Scriviamoci il sistema, termini di primo grado c'è solo a e lo eguagliamo a meno 4. Termini di grado 0, 2a più b uguale meno 5. Sostituiamo a nella seconda e abbiamo, la prima rimane a uguale meno 4, 2 per meno 4 è meno 8, più b uguale meno 5. E quindi dalla seconda b uguale a 3. La prima rimane a uguale a meno 4. Riscriviamoci l'integrale. Questo sarà uguale a meno 4 costante a integrale di 1 fratto x più 2 dx. E poi abbiamo il 3 che moltiplica l'integrale di 1 fratto x più 2 al quadrato in dx. E questo sarà meno 4 logaritmo naturale del modulo di x più 2 per quanto riguarda il primo termine e 3 che moltiplica x più 2 elevato alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1 e quindi meno 4 logaritmo naturale di x più 2 meno, abbiamo un meno che deriva dal denominatore, ancora 3 che moltiplica 1 fratto x più 2. A questo possiamo anche già sommare l'1 che avevamo dall'integrale di partenza e quindi l'integrale di 1 è x e avremo più x. Ho ripreso la soluzione da qua. Manca la costante di integrazione c, quindi questa è la soluzione dell'integrale dato. Integrale di x più 2 fratto x al cubo più x al quadrato dx. Ora qui raccogliamo a fattor comune a denominatore x al quadrato e questo moltiplicherà x più 1, il numeratore rimane x più 2 dx. Scriviamo le tre frazioni che hanno come somma la funzione integranda a fratto x, 3 perché devo tener conto della molteplicità di x con x quadro, con b fratto x quadro, e la terza frazione c fratto x più 1. Questo deve essere uguale a x più 2 fratto x cubo più x quadro. Ora, minimo comune multiplo, eliminazione del denominatore. Abbiamo a x per x più 1 più b per x più 1 più c che moltiplica x al quadrato. Questo deve essere uguale a x più 2. Moltiplichiamo ax quadro più ax più bx più b più cx quadro uguale x più 2. Scriviamo il sistema, termini di secondo grado a più c, questi devono essere uguali a 0, il coefficiente del termine di secondo grado a secondo membro è nullo, termini di primo grado ax più bx, quindi a più b uguale 1, termini di grado 0, b uguale 2. Ora, ricaviamo a dalla seconda e la scriviamo come prima, a uguale 1 meno b, scriviamo b come seconda, b uguale 2 è già esplicitato, e c dalla terza che è uguale a meno a. Quindi sostituendo b nella prima abbiamo un meno 1, b uguale a 2 e c uguale a meno a, cioè meno meno 1, 1. Riscriviamoci l'integrale, è uguale meno integrale di 1 fratto x dx,
più 2 integrale di 1 fratto x quadro dx più integrale di 1 fratto x più 1 dx. Questo è uguale, per quanto riguarda il primo termine, a meno il logaritmo del modulo di x. Per quanto riguarda il secondo termine, a 2 che moltiplica x alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1. Per quanto riguarda l'ultimo termine, al logaritmo naturale del modulo di x più 1, più la costante di integrazione c. Qui possiamo combinare i logaritmi come sappiamo, quindi il logaritmo della differenza uguale al logaritmo del quoziente, x più 1 fratto x, e poi un meno 2 che moltiplica 1 fratto x più c. Integrale di x più 2 fratto x al cubo più x, questo è quasi uguale a quello sopra, ma il secondo termine del denominatore non è x quadro ma è x, e quindi qui raccogliamo comunque a fattor comune un x a denominatore e abbiamo x che moltiplica x quadro più 1 e x più 2 rimane a numeratore, perde x. Ci andiamo a scrivere la somma delle frazioni che ha appunto come somma la funzione integranda, a fratto x è la prima, più, visto che qui il denominatore è di secondo grado, dobbiamo scrivere il numeratore come un polinomio di primo grado, quindi bx più c, questo è uguale alla funzione integranda x più 2 fratto x al cubo più x, minimo comune multiplo x al cubo più x, e eliminiamo un passaggio solo, quindi abbiamo a che moltiplica x quadro più 1 più bx più c che moltiplica x uguale a x più 2, cioè moltiplicando abbiamo ax quadro più a più bx quadro più cx uguale a x più 2. Termini di secondo grado a e b, a più b uguale a 0. Termini di grado 1 cx, abbiamo solo c e quindi questo è uguale a 1. Termini di grado 1 abbiamo a che è uguale a 2, quindi qua abbiamo già due termini di cui conosciamo il valore. A ce lo riscriviamo per primo, a uguale a 2, dalla prima b uguale a meno a e quindi uguale a meno 2, c uguale 1. Riscriviamoci l'integrale come la somma di quelle due frazioni. La prima è 2 integrale di 1 fratto x dx e la seconda è integrale di bx, cioè meno 2x, più c, cioè più 1 fratto x quadro più 1 dx. Questo è uguale, allora come primo termine abbiamo un 2 logaritmo naturale del modulo di x. Come secondo termine dividiamo in 2 l'integrale, quindi meno, il primo è 2x fratto x quadro più 1 e il secondo è dx. Il secondo è integrale di 1 fratto x quadro più 1 dx. Quindi ancora uguale 2 logaritmo del modulo di x. Abbiamo qui per il secondo termine una derivata del denominatore a numeratore, quindi siamo in presenza del logaritmo naturale del denominatore, quindi meno logaritmo naturale di x quadro più 1, quanto ripeto che a numeratore abbiamo proprio la derivata del denominatore, non c'è bisogno del valore assoluto perché la somma dei quadrati è sempre positiva, e poi un più arco tangente di x più c.
integrale di 1 fratto t al quadrato più 6t più 10 dt. Qui abbiamo al denominatore un polinomio di secondo grado con delta negativo, quindi andiamo subito a ricostruire il quadrato. Abbiamo t quadro più 6t. Ora, per avere quei due termini come due termini dei tre di un quadrato, dobbiamo avere come termine noto il più 9, cioè il quadrato di 3. Infatti il doppio prodotto è proprio 6t. Quindi abbiamo ancora da riscrivere più 10 e da togliere quello che abbiamo aggiunto, un meno 9 dx. Ora possiamo scrivere uguale a integrale, al denominatore abbiamo il t più 3 al quadrato, 10 meno 9 è 1, quindi più 1, e qui c'è la derivata dell'arcotangente di t più 3. Non c'è bisogno di sistemare i costanti, e quindi possiamo scrivere direttamente la soluzione, che è l'arcotangente appunto di t più 3 più c. Integrale di x fratto x quadro meno 1 al quadrato. Qui basta riconoscere che a numeratore abbiamo quasi la derivata del denominatore, se moltiplichiamo per 2 abbiamo proprio la derivata del denominatore. Naturalmente moltiplicando per 2 bisogna dividere per 2, e quindi questo è un integrale immediato di funzione composta. Abbiamo un mezzo che moltiplica x al quadrato meno 1 alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1 più c. Qui possiamo scrivere quindi meno un mezzo, il meno deriva dal denominatore che è meno 2 più 1 meno 1, che moltiplica 1 fratto x al quadrato meno 1 più c. Il meno possiamo moltiplicarlo per il denominatore della funzione e scrivere in maniera più compatta la soluzione, quindi 2, visto che abbiamo detto che moltiplichiamo per meno 1 il denominatore, abbiamo 1 meno x quadro più c. Integrale di x meno 2 fratto x al quadrato meno 1 dx. Qui scomponiamo il denominatore ottenendo x meno 2 fratto x meno 1 per x più 1 in dx. Ora possiamo scrivere la funzione integranda come somma di due frazioni. La prima è a fratto il primo fattore al denominatore più b fratto il secondo fattore al denominatore. Questo deve essere uguale, abbiamo detto, alla funzione integranda, quindi x meno 2 fratto x meno x al quadrato meno 1. Minimo comune multiplo, eliminazione del denominatore, a moltiplica x più 1, b moltiplica x meno 1. E questo deve essere uguale a x meno 2. Moltiplichiamo e abbiamo ax più a più bx meno b uguale x meno 2. Ora, termini di primo grado ax e bx, quindi loro coefficienti a più b uguale al coefficiente del termine di primo grado al secondo membro 1. Termini di grado 0, a meno b uguale a 2, visto che a meno 2, visto che il termine di grado 0 al secondo membro è meno 2. Ora dalla prima ricaviamo a è uguale a 1 meno b. Sostituiamo nella seconda e abbiamo 1 meno b meno b uguale meno 2. Ora dalla seconda ancora meno 2b, cioè meno b meno b, portiamo l'1 al secondo membro, abbiamo meno 2 meno 1 uguale meno 3.
A uguale 1 meno B. Ora dalla seconda B è uguale a 3 mezzi, sostituito nella prima ci dà A uguale a 2 mezzi meno 3 mezzi, quindi meno 1 mezzo. Andiamo a riscrivere l'integrale, quindi questo sarà meno 1 mezzo integrale di 1 fratto x meno 1 dx, e poi più 3 mezzi integrale di 1 fratto x più 1 in dx. Ci darà 2 logaritmi l'integrazione, e abbiamo dalla prima meno 1 mezzo logaritmo naturale del modulo di x meno 1, e dalla seconda più 3 mezzi logaritmo naturale del modulo di x più 1 più c. Integrale di x più 4 fratto x al quadrato più 6x meno 7 dx. Allora, qui abbiamo il trinomio a denominatore di secondo grado che ha delta positivo, quindi possiamo andare a calcolare le radici per fattorizzarlo. x12 è uguale meno b mezzi, cioè meno 3, più e meno b mezzi quadro, che è 9, meno ac. Meno ac significa più 7, fratto 1, cioè a. Quindi meno 3, 9 più 7 è 16, la radice di 16 è 4, e quindi meno 3 meno 4 è la prima radice, cioè meno 7, e meno 3 più 4 la seconda radice, cioè 1. Ora fattorizziamo e riscriviamoci l'integrale come a denominatore x meno la prima radice, quindi x meno meno 7, x più 7, x meno la seconda radice, x meno 1, numeratore x più 4 dx. Ora possiamo scriverci le frazioni che generano la nostra funzione integranda, quindi a fratto x più 7 più b fratto x meno 1 uguale a x più 4 fratto, indifferente o scrivere la fattorizzazione o scrivere il trinomio che genera quei fattori, minimo comune multiplo eliminazione del denominatore, a che moltiplica x meno 1 più b che moltiplica x più 7, questo deve essere uguale a x più 4, cioè moltiplicando abbiamo a x meno a più bx più 7b uguale x più 4, termini di primo grado a x più bx, quindi la somma dei loro coefficienti è a più b, questa deve essere uguale al coefficiente di primo grado del secondo membro che è 1. Poi abbiamo per la seconda equazione meno a più 7b uguale a 4. Ricaviamo a dalla prima e otteniamo a uguale 1 meno b. Sostituiamo nella seconda, visto che c'è un meno davanti, sarà meno 1 più b, più 7b, uguale 4. Quindi dalla seconda abbiamo b più 7b è 8b, meno 1 al primo membro portato al secondo membro è 1, sommato al 4 mi dà 5, e come prima equazione abbiamo ancora a uguale 1 meno b. Quindi dalla seconda ora otteniamo b che è uguale a 5 ottavi, sostituito nella prima, 1 meno 5 ottavi è 8 ottavi meno 5 ottavi, quindi 3 ottavi. Scriviamoci l'integrale così ottenuto e abbiamo a, cioè 3 ottavi, integrale di 1 fratto x più 7 dx, più 5 ottavi integrale di 1 fratto x meno 1 dx, cioè 3
3 ottavi logaritmo naturale del modulo di x più 7 più 5 ottavi logaritmo naturale del modulo di x meno 1 più c. Ultimo integrale per questo video, abbiamo l'integrale di 1 fratto x al cubo più 4x in dx. Scomponiamo il denominatore, abbiamo 1 fratto x che moltiplica x più 4, x al quadrato più 4 dx. Scriviamoci le frazioni a fratto x più bx, visto che il denominatore è di secondo grado, fratto x quadro più 4 uguale a 1 fratto x cubo più 4x. Minimo comune multiplo e eliminazione, a che moltiplica x quadro più 4 più bx più c che moltiplica x uguale 1, vale a dire a x quadro più 4a più bx quadro più cx uguale a 1. Quindi a più b, che sono i coefficienti dei termini di secondo grado, uguale 0. Poi abbiamo cx, che è il termine di primo grado, che è uguale 0, cioè c uguale 0. E poi abbiamo 4a uguale 1. Dalla terza, riscritta come prima, a uguale a un quarto. Dalla prima, che scriviamo come seconda, b uguale meno a, cioè meno un quarto. E dalla terza, e dalla seconda, che scriviamo come terza, c uguale a 0. Il nostro integrale sarà un quarto integrale di 1 fratto x in dx meno un quarto, cioè b, integrale di x fratto x al quadrato più 4 in dx. Questo è uguale. Primo termine, abbiamo un quarto logaritmo naturale del modulo di x. Il secondo termine, se noi moltiplichiamo per 2 il numeratore, abbiamo esattamente la derivata del denominatore, quindi avendo moltiplicato per 2 dobbiamo dividere anche per 2 e scrivere un mezzo. E quindi il secondo integrale sarà meno un quarto per un mezzo, che è un ottavo, il logaritmo naturale di x al quadrato 4, visto che è al numeratore abbiamo proprio la derivata del denominatore più la costante di integrazione c. Bene, per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile, mettetemi anche un like e vi ringrazio. Condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale, perché no. In descrizione i miei contatti, email, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.